A Firenze intanto in furia la polemica per la decisione del Consiglio Interclasse della scuola Matteotti di negare ai bambini della scuola elementare la visita alla mostra Bellezza Divina tra Van Gogh, Chagall e Fontana per non urtare la sensibilità delle famiglie non credenti. Il preside smentisce, i servizi sono di Patrizia Menghini e di Sara Ghilardi. Se queste affermazioni fossero state effettivamente formulate sarebbe sicuramente un fatto gravissimo, ma i docenti mi hanno assicurato che così non è e io non ho assolutamente motivo di dubitarne. È categorica la smentita del dirigente scolastico Bussotti del comprensivo Matteotti di Viale Morgagni. La notizia secondo cui la scuola avrebbe impedito la visita della mostra Divina Bellezza è falsa. Alessandro Bussotti difende così l'operato della sua scuola al centro delle politiche. Polemiche per il presunto annullamento di una visita scolastica alla mostra Divina Bellezza a Palazzo Strozzi per non offendere le famiglie non cattoliche. Il verbale a cui si è fatto riferimento, ha spiegato, fa parte di comunicazioni da parte dei rappresentanti dei genitori che non rientrano nei documenti ufficiali della scuola. Non è per amore di polemica, però mi sembra deontologicamente anche poco corretto riportare una notizia che a quello che mi risulta a questo punto ha una rilevanza nazionale su delle fonti così parziali e inattendibili, ecco, che non corrispondono a verità. A questo punto ho chiesto anche di poter visionare questi cosiddetti verbali, e verbali non sono, sono delle comunicazioni, ne è pervenuto uno solamente che non fa assolutamente cenno né alle frasi né alle espressioni che sono state riportate. Intanto, come confermato dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Domenico Petruzzo, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca invierà nelle prossime ore alla scuola fiorentina un ispettore per fare luce sul caso. Personalmente andrò a questa mostra perché credo avere la bellezza e l'arte un strumento per capire la diversità. Spesso vengano cancellati queste visite per non dare noia. Io vorrei sottolineare per l'ennesima volta che il crocifisso per un musulmano non è una cosa che non rispetta. Noi lo rispettiamo perché rappresenta, è un simbolo di una fede religiosa. Rispettiamo la fede religiosa e rispettiamo tutti i suoi simboli. Personalmente vado, i miei figli vanno e invito tutti quelli che hanno possibilità di andare a visitarla perché è una mostra bellissima. L'ho vista. Mi è piaciuta molto perché amo l'arte, ma che aveva un taglio molto cristiano, penso che è vero. Fatto bene la scuola annullarla, secondo lei? Questo spetta agli educatori, non a me. Sentendo Papa Francesco al Duomo, ho sentito proprio che il padre del cristianesimo, lui parla con tutte le persone, non guardando le cristiane, cattolici, protestanti, ortodossi oppure anche musulmani, perché il nostro scopo è essere uniti davanti a queste tentazioni che abbiamo oggi.